Questo è il Diego Dominguez Rugby Camp 2014 di Milazzo. Abbiamo trovato diversi posti in questi anni, ma la Sicilia ci mancava. Ci hanno proposto questo posto incantevole che è il Ciruco Village. Siamo qua vivendo un'esperienza indimenticabile. Sì, il Diego Dominguez Rugby Camp viene sostenuto dagli sponsor, è l'unico camp in Europa che è totalmente gratuito per i partecipanti, quindi sono le aziende che scelgono i bambini, i partecipanti a questo camp. Abbiamo 45 ragazzi che provengono un po' da tutte le parti d'Italia. Ne abbiamo più o meno la metà che sono siciliani e ne abbiamo tre grossi gruppi che sono decollati dall'aeroporto di Roma, di Milano e di Venezia. Noi facciamo delle cose semplici qua, in 5 giorni, prima di spiegarli, di farli imparare delle cose un po' più specifiche, un po' più difficili, devono sapere la base, passaggio, sopranumeri, gestire situazioni di gioco, difesa, sono cose che loro non hanno nel loro DNA di natura e non lo fanno in forma spontanea. Una bellissima avventura, studiata specificatamente per i ragazzi che vengono qui per affinare il gesto tecnico. Se tu metti la testa in questa posizione e lui alza le ginocchia per correre, può colpirlo al volto o in testa, è pericolosissimo, eh? Cerchiamo di migliorare le loro capacità sulla tecnica di base, tutte le cose ben specifiche, vedi il passaggio, vedi un'uscita dal frontale, vedi un evitamento con un avversario. Prendo e passo con le mani che vanno verso il bersaglio, quindi il mio compagno. Qual è il tuo uomo? Qual è? Fammelo vedere con le dita. Io e lui lo devo far aprire il campo, lo devo spostare lui, guarda. Io lo punto qua, guarda. Tac, là. Non fa prendermi io. Più difficile per lui. Il lavoro si svolge in diversi modi, al mattino viene fatta loro una proposta tecnica per quanto riguarda il rugby, poi invece nell'arco della giornata calcetto, rugby touch e ultimate. Il rugby in questo campo è molto importante, anche gli altri sport, ma il messaggio più forte sono i valori dello sport in generale che loro devono imparare e devono portare dentro e ricordarsi di tutti i giorni. Ormai da 8 edizioni porta avanti dei valori importanti come la disciplina, la solidarietà, l'umiltà soprattutto. Diego è un personaggio incredibile,
una persona che trasmette entusiasmo, che passione sportiva sana soprattutto. La bravura di Diego è stato quello sempre di lavorare duro e l'ha dimostrato anche in questo campo. L'organizzazione è assolutamente perfetta. Però alla fine di questa settimana devono portare a casa 40 amici. È il mio lavoro più importante, dove mi impegno di più, è che loro imparino a vivere in squadra. Sono rimasto molto impressionato soprattutto dalla sua umanità. È vero che i campioni si vedono anche fuori dal campo e lui è un campione a 360 gradi. Bisogna divertirsi, se uno ha passione e la manifesta ed è un contagio per tutte le persone che sono intorno. Fondamentalmente bisogna restare dei bambini o riscoprirsi bambini, che cosa che ci si scorda man mano che si cresce. Devi essere dentro il campo con loro e correre accanto a loro, devono vedere che tu, anche se hai 48 anni, ce la metti come a 14, e loro devono vedere, perché loro guardano queste cose e poi copieranno, sono sicuro di questo, e vedranno che in fondo lo sport è un divertimento. Siamo partiti con l'aliscafo, siamo arrivati qui e siamo andati in questo bellissimo albergo. E abbiamo pranzato e poi siamo andati nella spiaggia con la sabbia nera, a Vulcano. Mi lascio nella Sicilia, io ci tengo tantissimo a questa terra, ci sono delle persone meravigliose, ci sono tantissimi club di rugby e io sono convinto che in questa regione c'è il carattere per fare questo sport. Bisogna darle strutture, disciplina e formazione. Non smetterò mai di ringraziare Diego per aver scelto la Sicilia per il suo ottavo camp. Significa dare una possibilità ai nostri ragazzi di fare vedere quanto abili sono. Che ci diceva che i campus non li facevano qua, cioè li facevano fuori. E quando avete saputo che era qua in Sicilia, cosa hai pensato? Che è un'opportunità bella, perché è qua vicino. Si battono in campo tantissimo, tantissimo si battono in campo. Mi piace morire il carattere di questa regione a me, tantissimo. Io sono convinto che qua si può costruire una bellissima realtà. Io sono, diciamo, in un certo senso il tutor dei ragazzi siciliani. Molti li conoscevo già perché vengono da società qui della provincia di Messina e di Catania. Hanno appunto questa curiosità e questa voglia di apprendere, che soprattutto il rugby in sé dà ai ragazzi che si affacciano a questa disciplina. La fame viene appunto dal fatto che non hanno questa opportunità, per cui quando gli si crea l'opportunità, gli viene data l'opportunità, non se la fanno sfuggire. La partita finale è da 3 anni che ci siamo indirizzati sul Seven, sul Rugby Seven. È una partita in cui noi dividiamo il gruppo in due fasce, soprattutto dall'età, dalla contestura fisica e sulle competenze del rugby. Quindi è un gruppo che è più sviluppato
e un altro gruppo che sono magari più piccolini o quelli che stanno facendo i primi passi con il rugby, e da lì a quei due gruppi dividiamo in due squadre e li facciamo confrontare fra di loro. Serve un po' di sostegno in modo da mantenere il possesso per poi far giocare il pallone. Wow, una marea rossa che sale avanti, ok? Li pressiamo. E rilevi, pura! In questa regione c'è il carattere, c'è la passione per far e portare avanti questo sport. Il club, la maglia del club è la cosa più importante che c'è, il primo grande obiettivo che dovete avere. Portiamo a casa 44 nuovi amici. Questa settimana qua nessuno si dimenticherà mai più. E sceglie sempre lui, non ha mai fatto, sai, gli ospiti scelgono primi, dai, vai Antonio primo, no, lui sceglie non sempre. Chi è Diego Dominguez? È un giocatore della nazionale italiana che ora non gioca più perché, cioè, è vecchio. I tempi passano per tutti. Ok, gli acciacchi si fanno sentire. Il corpo piano piano ti lascia. No, ero un po' stanco perché questa settimana c'erano tantissimi ragazzi di 14-15 anni, questi non si stancano mai. Dopo 5 minuti era pronto come una pila appena ricaricata, insomma. E si sapeva, quanto sono infame. Dovevo stare così, così, dimmi. Mi dite voi? Nell'ambito del Questo è il dare un'opportunità ai nostri ragazzi, meglio che rifacciamo perché qua mi sono piantato. Pronti? Lo sapevo io. No. Vado.